Io ormai l'ho capito. Ho capito come sarà. Così. Bam, 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 una dietro l'altro. C'è poco tempo per far mercato e quindi per forza di cose non si riuscirà più a stare tranquilli. Lo so. Non ne potete più vedere il mio faccione. Lo so. Però non potevamo fare altro che ritrovarci qua ancora una volta a parlare di calciomercato perché si sta ufficialmente formando la Juventus di Andrea Pirlo, la nuova Juventus, che seguirà alcune linee guida, per quanto mi riguarda, come questa. Non è ufficiale, ci siamo quasi. Matuidi dovrebbe essere, sarà il primo esubero di questa Juventus. Visite mediche in corso, poi firmerà un contratto con l'Inter, ma di Miami, la squadra di Beckham, e sarà, non dico il primo, ma il secondo out dalla Juventus. Curiosamente, due centrocampisti, Pjanic e Matuidi. Quindi cosa vuol dire? Che se esce Matuidi, per forza di cose dovrà entrare qualcun altro. E se esce Matuidi, dovrà entrare un centrocampista con delle caratteristiche tecniche più alte rispetto a Matuidi, perché sono assolutamente convinto del fatto che Pirlo, nella sua Juventus, voglia quel tipo di giocatore lì. Quindi la Juventus di Pirlo sarà così. Avrà tanti giocatori tecnici, avrà tanti giocatori con i piedi buoni, avrà pochi probabilmente interditori, se non uno solo, un giocatore che potrà verosimilmente essere Rabiot, e vedremo chi ancora andrà in uscita, perché l'obiettivo di quest'anno è chiaro: svecchiare la rosa da tanti giocatori che hanno tanti anni, ok? Quindi Matuidi, Khedira, lo stesso Pjanic era uno di quelli che andava in quella direzione e bisognava monetizzare finché si poteva. Mi viene a dire anche Rugani, non tanto per l'anno, per la vecchiaia, quanto più per l'utilità, Higuaín praticamente sicuro, quindi questi giocatori che guadagnano tanto devono andare fuori e essere sostituiti con dei giocatori più giovani che guadagnano meno, che, se vogliamo, è un po' il parallelo tra allontanare Sarri dalla panchina della Juventus e prendere Pirlo. Quindi Sarri guadagnava 6 milioni di euro l'anno, ok, fuori guadagnava troppo, anche se verosimilmente o una buona uscita o 1 o 2 anni di stipendio dovremmo ancora pagarli. Dentro Pirlo, che è più giovane, prende meno, ok? Ha meno esperienza, sì, ma magari ha anche più idee, ha più freschezza. Questo sarà il campo a dircelo. Stessa cosa fuori Matuidi, che campione del mondo, ha giocato nel Paris Saint-Germain, ha giocato nella Juventus, ha una grande esperienza anche internazionale, però basta, arrivi a un certo punto che per forza di cose devi aprire dei nuovi cicli. Quindi ringraziamo Matuidi per tutto quello che ha fatto con la maglia della Juventus, lo salutiamo, gli auguriamo tanta fortuna per il futuro e ci prepariamo ad accogliere altri giocatori che hanno ancora tutta la carriera davanti, hanno tanta freschezza nelle gambe e soprattutto anche in questo caso guadagnano meno, perché la Juventus quest'anno, senza gli introiti dello stadio, senza gli introiti dell'Europa e con tante problematiche anche legate al Covid, alla difficoltà di vendere giocatori anche al prezzo che vogliamo, adesso vedremo se Matuidi sarà gratuitamente un giocatore dell'Inter di Miami oppure se ci verrà riconosciuto qualcosa, questo soltanto in caso di comunicati ufficiali potremo poi saperlo. Ma la Juventus ha bisogno di tagliare i rami secchi, ok? E trasformare questi soldi che sono destinati sul bilancio a giocatori che non fanno più parte del progetto, a giocatori più freschi che possono crescere sotto l'ala protettrice di Andrea Pirlo. Ci vediamo domani su YouTube dove faremo il video in cui spiegheremo l'annata di Sarri e perché ci siamo decisi a cambiare allenatore alla fine dell'anno. Tutte le motivazioni che ci hanno portato, tutti gli errori che sono stati fatti e che non sono da ripetere per il futuro, e dove inizieremo anche, sempre nella giornata di domani, sempre su YouTube, a costruire la Juventus di Andrea Pirlo. Ok? Quindi rimanete sintonizzati perché l'avete visto, un video dietro l'altro, una notizia dietro l'altra, ogni volta che c'è qualcosa da dire, provo a dirvelo. Sono dispiaciuto per Matuidi? No, ve lo dicevo anche nel video delle pagelle, che se non avete visto è qui sopra nelle schede. Sono 30 minuti di video, quindi preparatevi. Credo che sia logico. Credo che aggiunti a un certo punto sia logico e sembra anche andare nella direzione del chiedere all'allenatore: questo ti può tornare utile? Sì, allora magari proviamo a tenerlo. Questo ti può tornare utile? Ah no, questo no, allora lo cediamo. Non ci interessa tanto che cosa ha fatto per la storia del club. In questo momento non ci serve e probabilmente Matuidi non era, anzi probabilmente dai, non prendiamoci in giro, non era quell'importanza di spogliatoio che ti poteva dare un Buffon, un Chiellini, un Bonucci che sì, sotto il profilo anagrafico sembrano urlare rega qua siamo vecchi, dobbiamo andarcene, ma sotto il profilo gestionale invece sono tutta un'altra cosa. Quindi per quanto mi riguarda la cessione di Matuidi è giusta e ci sta, magari per tenere Rabiot che ha qualche anno in meno e che verso il finale di campionato ci ha fatto vedere essere un giocatore diverso da quello che avevamo almeno pensato nei mesi precedenti.